Inutile dire che sono emozionatissimo. Tutti sanno, soprattutto quelli che mi conoscono bene, mia moglie, i miei familiari, i miei amici, che quando mi hanno proposto di candidarmi io sono stato molto molto titubante. E poi ho pensato ai giovani, ho pensato ai bambini, ai ragazzi, ho pensato ai miei figli, due dei quali sono qui in mezzo a voi. Ho pensato a loro e ho pensato, ma che terra stiamo lasciando a loro? In che terra stiamo vivendo noi? Noi viviamo in una terra che è malata, che è avvelenata. Viviamo in una terra dove non è possibile sognare, dove c'è poco lavoro, dove ci sono tanti problemi. E tutte queste situazioni, per essere affrontate e risolte, chiaramente necessitano di tempo. Le soluzioni a queste problematiche necessitano tempo, perché sono problematiche complesse. Ma questi problemi sono degli effetti, questi problemi sono dei sintomi. E sapete qual è la malattia? Quello che crea questi problemi è la mala politica, è la gestione della res pubblica a fini clientelari, è la gestione della res pubblica per tutelare i privilegi di pochi e non i diritti di tutti. La malattia che va curata è questa. E mentre per affrontare i sintomi c'è bisogno di tanto tempo, per affrontare e debellare questa malattia c'è solo bisogno di tanto coraggio. E il coraggio è: mandiamoli a casa! Mandiamoli a casa! Per la nostra terra. Grazie.